RPZ. Estate su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Nomap. 14 in punto, quasi e un minuto a Radio.0, giovedì 25 luglio 2024. Benvenuti a Napoli Magazine Live. Io sono Michele Sibilla, pronti per la prossima ora a parlare del Napoli, ma sicuramente qualche escursione a Parigi la faremo, dove domani cominciano le Olimpiadi. Olimpiadi tra l'altro già cominciate, perché come sapete ci sono dei tornei, soprattutto i tornei a squadre, che hanno bisogno, non dico di preliminari, ma di giorni di riposo tra una partita e l'altra, e quindi si comincia già prima della famosa e tanto attesa accensione della torcia olimpica, che resta uno dei momenti credo più emozionanti in assoluto a cui possa assistere un uomo, perché non è paragonabile allo sbarco sulla Luna, per esempio, perché ce n'è stato uno di sbarco sulla Luna, gli altri oramai i viaggi sulla Luna che poi si sono susseguiti erano diventati quasi di routine, così come è routine l'accensione della torcia olimpica. Però c'è sempre quel fascino, quell'emozione che circonda, che prende, copre questo evento. Dicevo, alcuni tornei sono già cominciati, proprio quello di calcio, ed è cominciato alla grandissima, vi dico proprio alla grandissima, con una partita tra Marocco e Argentina che è finita 2-2. Voi direte, mamma mia, Sibilla, che notiziona che sta dando. Se non siete stati molto attenti o non avete ancora seguito il torneo calcistico olimpico, dovete sapere che questa partita è finita con 120 minuti di ritardo. Voi direte, forse si è rotto qualche faro, c'è stato un inconveniente, è stata sospesa la partita. No, la partita era finita 2-2. Se non che poi i signori del VAR sono rimasti nella loro cabina a dire, ma siamo sicuri che il pareggio dell'Argentina è giusto? Ma insomma, gira e rigira, guarda e riguarda, dopo 2 ore l'arbitro ha chiamato le squadre, signori, di nuovo tutti in campo. Che è successo? Che alla VAR hanno scoperto che il 2-2, il pareggio dell'Argentina, era irregolare. Quindi vittoria assegnata con 120 minuti di ritardo al Marocco, polemiche ovviamente infuocate. E siccome io non mi fido, siccome sono malpensante, rosso malpelo di natura, io dico, stanno facendo di tutto per affossare la VAR, poi vedremo. Vabbè, vediamo cosa ne pensa a proposito il direttore. Buon pomeriggio ad Antonio Pedrazzolo, ciao Antonio. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. Hai seguito, no, cosa è successo in Marocco-Argentina? Cioè, qualcosa veramente di incredibile. Sì, un ritardo innocuo, però ecco, al di là delle battute, diamo anche notizia che è arrivato il Napoli a Rivitondoli, iniziato il ritiro a Castel di Sangro degli azzurri, quindi ufficialmente partita l'avventura abruzzese. Ricordiamo pure che il Napoli ci resterà fino all'immediata vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Modena il 10 agosto, e quindi siamo curiosi di capire come si svilupperà questa nuova fase del ritiro del Napoli, che vedrà sicuramente protagonisti i nazionali che dopo le meritate vacanze tornano a disposizione di Antonio Conte. Con grandi sorrisi ho visto finalmente Kvara, ma anche lo stesso Di Lorenzo, Lobotka, quindi c'è un entusiasmo palpabile. Ovviamente Antonio, se c'è stato il pienone in Val di Sole, c'è un super pienone a Castel di Sangro, perché c'è la vicina Rivisondoli, la vicina Roccaraso, che sono mete di vacanze estive di tanti napoletani, di tanti tifosi napoletani, che naturalmente non faranno mancare il loro contributo, il loro apporto morale di incitamento alla squadra. Assolutamente sì, anche perché è chiaro che c'è grande curiosità e attesa. Molti ci chiedono per esempio anche operazioni in uscita del Napoli, al di là delle notizie relative a Lukaku e a Osimhen, la telenovela estiva che prosegue senza alcuna interruzione. Probabilmente ci sarà una deadline per questo discorso, certo, lo possiamo aggiungere, certo, tranquillamente, perché poi è chiaro che
prima si consegna a Conte l'attaccante di riferimento, meglio è, perché poi questo attaccante deve capire anche come giocano i compagni. Certo, dovesse essere Osimhen, tutto di guadagnato, perché è già lì che si è allenato con i compagni, quindi vediamo come andrà a finire. Assolutamente, è chiaro Antonio che antenne dritte sul mercato, perché nel momento in cui si sblocca la vicenda Osimhen probabilmente si sbloccheranno anche trattative di cui in questo momento pochi o nessuno è a conoscenza, che probabilmente, chissà, forse partiranno anche con lo stesso Osimhen ancora in rosa. Ma sì, ad oggi Osimhen è un calciatore del Napoli, quindi prosegue la preparazione con il Napoli normalmente. Il problema è che c'è ancora grossa distanza tra quanto vuole il Napoli, certo, e quanto offrono i vari club europei, ma anche arabi, e anche quanto offrono al calciatore. Infatti. Perché tutti vorrebbero dargli almeno 8 milioni, e lui al Napoli ne guadagna 10, e ne vorrebbe 30. Già questo è il primo ostacolo. E poi c'è il problema della valutazione, perché se il Napoli è pronto a fare uno sconto e a scendere a 100 milioni, ma scende a 100 milioni perché fa un calcolo matematico, non perché è il bulio del Napoli che, certo, dice no, io voglio 100 milioni. Assolutamente. A parte il fatto che secondo me fanno bene, perché Osimhen ce li vale tutti 100 milioni, quindi non vedo perché se fino all'anno scorso sono stati pagati oltre 90 milioni, per esempio per Colomani, ma anche per Gonzalo Ramos, più o meno siamo su quelle cifre, entrambi non se ne vanno dal Paris Saint Germain, quindi almeno ad oggi, perché non ci sono offerte, è ovvio che il Napoli per un attaccante che non più tardi di un anno fa ha fatto vincere lo scudetto, tanto di cappello, cioè ci stanno 100 milioni. Antonio, coinvolgiamo in questo discorso il nostro primo grande ospite, il maestro, lo coinvolgiamo subito. Buon pomeriggio ad Antonio Corbo, ciao Antonio. Sì, buon pomeriggio a tutti, amici. Ovviamente parlavamo della vicenda Osimhen, che non si sblocca, c'è un momento d'impasse tra valutazioni, offerte, richieste e quant'altro. Sembra una vicenda, Antonio, che tiene tra l'altro bloccato anche il mercato del Napoli. Sì, io ho capito il tema, anzi mi sembra strano che sia diventato un tema di primo piano soltanto adesso, e io ho visto in questo un certo ritardo. I fatti sono ben chiari. Osimhen aveva un patto con il Napoli in questa clausola accessoria, però fino a prova contraria, fino a evento contrario, è un giocatore del Napoli ed è un grande giocatore. Non capisco, l'ho detto e qualche sito ha avuto la cortesia di riportare, cioè il Napoli secondo me ha sbagliato sulla strategia di comunicazione, ma non per colpa di quelli che sono addetti alla comunicazione, se è chiaro. Che cosa voglio dire? Non si fa di tutto per dire che l'obiettivo vero è Lukaku, 31 anni, e il giocatore da svendere è uno di 26 anni, che secondo me è uno degli attaccanti più forti d'Europa. Dopo Haaland è stato il più forte, ed è uno che con i fatti ha dimostrato la sua bravura, non l'anno scorso, ma non quest'anno, ma l'anno scorso, diventando capocannoniere e protagonista dello scudetto del Napoli. Quindi un giocatore che ti ha dato lo scudetto, che ha dimostrato il suo valore e che ha strappato un contratto molto importante, sontuoso, adesso è in vista di sbarco e si fa di tutto per svenderlo, o comunque si ha questa impressione, per poi procedere subito all'acquisto di Lukaku. A me è sembrata una manovra un po' ingenua, che ha in qualche modo elevato le quotazioni di mercato di Lukaku e svilito le quotazioni di mercato di Osimhen. Antonio? No, è giusto. Tra l'altro io ne faccio un ragionamento meramente matematico, Antonio.
non è che il Napoli chiede tanto per Osimhen, perché quando i club europei chiedono 80 milioni, cioè vorrebbero pagarlo 80 milioni di euro, perché questa è la cifra che raggiungerebbero ad occhi chiusi, il Napoli si fa un calcolo e dice ok, Osimhen ha un valore, io poi devo investire 5 milioni di euro per acquistare Lukaku, gli devo dare un triennale da 6 milioni più bonus a stagione, è vero risparmio 10 milioni di ingaggio di Osimhen, ma poi il gioco non vale la candela. È tutto lì secondo me il discorso e l'intoppo che stiamo vivendo in questi giorni. Con 100 milioni è chiaro, è diverso il discorso, con 80 cambia la musica. Secondo me non converrebbe poi al Napoli accettare 80 milioni come valutazione. Sì, è corretto questo discorso, però io penso che i campionati si vincono con due forze, la forza della tecnica e la forza della finanza, della strategia economica. Quindi quando il Napoli ha vinto lo scudetto, l'ha vinto perché aveva una società che decideva bene e Spalletti che allenava bene. Io devo capire che cosa pensa la società di questa operazione, questa fretta di acquisire il cartellino di Lukaku e questa fretta di svendere Osimhen. Secondo me Osimhen deve far parte del Napoli, come lo sta facendo, tranquillamente. Se il Paris Saint-Germain è veramente interessato, venga a pagare i soldi, si mette d'accordo, altrimenti Osimhen rimane a Napoli con un ingaggio che è alto, ma è di poco più elevato, è di poco più alto di quello che spetta poi a Lukaku. Lukaku anni 31, invece Osimhen 26. Ma chi mi dice che Osimhen, facendo un altro campionato, allenato da un mago della tecnica e della preparazione come Conte, non possa a Napoli tornare ai suoi livelli ultimi e straordinari Osimhen, portando il Napoli subito ad un altro scudetto e la sua quotazione ad altissime cifre? Infatti è il ragionamento che facevo anche io, però chissà, magari si arriverà proprio a questo, non è da escludere negli scenari bisogna vedere com'è la situazione, aspettare ed altro. Noi giornalisti chi siamo? Siamo quelli che se hanno delle idee è giusto che le rivelino e ne parlino. Questo è tutto. Poi a decidere, per fortuna del Napoli, sono De Laurentiis e in questo caso Conte. Antonio, attento osservatore quale sei, hai notato un cambio di registro anche nella vicenda relativa di Lorenzo e anche nelle parole del suo agente? Perché se vediamo quello che è stato dichiarato, no, nei giorni scorsi, notiamo che Politano resta a Napoli, Corroduscio è prossimo al rinnovo, è contento di restare. Lo stesso Mario Rui può restare a Napoli perché ha ancora 2 anni di contratto, la sua famiglia è contenta di restare a Napoli, lui in primo luogo è felice di indossare la maglia del Napoli. E c'è un discorso che riguarda anche Oliveira, perché potrebbe essere utilizzato non più come esterno di fascia, quindi in contrapposizione a Spinazzola e Mario Rui, ma come uno dei centrali a sinistra. Ma certo, così come ha fatto in Coppa America. La verità è questa: porte aperte a giocatori di buona volontà, porte chiuse a giocatori che hanno condiviso il disastro dello scorso campionato. E tra questi giocatori inseriamo anche Gaetano? Ma Gaetano è un giocatore che si è fatto notare in Serie A col Cagliari. Se l'allenatore del Cagliari insiste per averlo e l'allenatore del Napoli nuovo per trattenerlo, è giusto che siano rispettate anche queste volontà, questi diritti. Poi noi non dobbiamo entrare troppo nelle situazioni, ci sono dei responsabili. Noi chi siamo? Siamo quelli che devono osservare, giudicare, possibilmente giudicare in maniera corretta senza sbagliare. E se riusciamo a giudicare serenamente, correttamente e nella forma e nel risultato migliore, siamo bravi, altrimenti siamo anche noi dei somari.
Ovviamente Antonio, io non mi permetto di farti la lista della spesa, perché altrimenti mi faresti giustamente una, dico il termine napoletano, una cazziata in diretta, perché non dobbiamo essere noi a suggerire gli acquisti da fare al Napoli, però ecco, ne escono di nuovi ogni giorno, poi staremo a vedere quali si concretizzano, anche per fare una corretta informazione. Certe strategie di mercato sulla comunicazione, sulla difesa dell'immagine, sulla depressione dell'immagine, che per certi giocatori sembra svilita e per altri giocatori vinta, noi in queste osservazioni abbiamo il diritto e il dovere di farle. Certo, vedremo. Intanto il Napoli ha fatto sapere che Hermoso non è più un obiettivo di mercato, almeno non l'è mai stato, stando a quelle parole scritte sul canale X del Napoli. Vediamo come si concretizzerà il tutto. Nel frattempo, Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti mando un caro abbraccio. Grazie Antonio. Un forte abbraccio a tutti e buon lavoro e buon programma. Grazie mille al maestro Antonio Corbo, che ospitiamo sempre con grandissimo piacere. Cioè, poi con me, vabbè, sfondiamo una porta. Non potevo fargli l'elenco dei nomi, perché assolutamente. Io lo conosco bene, quindi se gli chiedevo di chiesa, cioè, però almeno parliamo di qualcosa di concreto. Tra i vari nomi, però, io due ne faccio. Ma subito, o li vogliamo fare tra poco? No, subito, perché è facile. Sono quelli di Amrabat e Berardi, quindi dico solo attenzione. Però non è che ci sono trattative in corso, eh. Occhio, occhio, antenne dritte. Potrebbero interessare, poi sono discorsi da sviluppare. Antenne dritte verso il centro-nord. Antonio, ci fermiamo, ci risentiamo tra poco. RPZ Radio.0. Estate su RPZ Radio.0. Napoli Magazine Live. 14:22, ancora buon pomeriggio da Michele Sibilla, da Radio.0, siete su Napoli Magazine Live, c'è il direttore di NapoliMagazine.com Antonio Pedrazzolo e con noi c'è Gigi Bavarese. Buon pomeriggio Gigi! Sì, buon pomeriggio. Ti passo subito il direttore. Con grandissimo ritardo ringrazia il direttore Pedrazzolo. Grazie cui. Direttore Pedrazzolo, le passo qui praticamente, cui praticamente è già stato proposto per una santificazione. Lo so. Lo so. E ringrazio il direttore. Ringrazio il direttore. Direttore, prego, a lei la parola. Grazie a sempre il direttore. Ciao Antonio. Ciao Gigi, come va? Ti sento carico. Non c'è bene. Non fosse per la pressione, fosse per il diabete, staremo veramente alla grande. Si affronta tutto. Intanto arrivano due notizie simpatiche di mercato, perché su Gaetano abbiamo più volte detto c'è il Cagliari, ma la distanza tra domanda e offerta è abbastanza alta, perché Giulini offre 7-8 milioni come prima proposta, il Napoli ne chiede 15, quindi penso che avranno tanto di cui discutere. Di cui parlare. In uscita c'è anche Caiusso, il Napoli sembra, attenzione, di nuovo interessato chiaramente a Brescialini, a Gilmour del Brighton, e potrebbe presentare un'offerta. Ma al di là di tutto, caro Gigi, io ti voglio portare su Osimhen e Lukaku, fino a quando aspetteresti? Ma vedi, posso dirti la mia con franchezza. C'è. Da tifoso mi auguro che resti Osimhen. Da uomo di calcio, questa calma piatta da parte del Napoli, da parte della proprietà, mi incuriosisce. E quindi credo che De Laurentiis conferma a me stesso che De Laurentiis avesse comunque previsto un piano B, definiamolo così, in caso di mancata cessione, e con il giocatore credo avesse già trovato un'intesa sia per il rinnovo che per un eventuale abbassamento della clausola rescissoria dalla prossima stagione. E non vorrei che forse la certezza che qualcuno potesse spendere questa cifra, si parlava di 120-130 milioni di euro,
magari qualora ci fosse magari questo patto d'onore col giocatore di prolungare ancora di un anno il contratto, di abbassare quello, prevedendo anche un abbassamento dell'importo contrattuale per questa stagione rispetto a quello che era quello originario. Credo che da questo punto di vista il presidente abbia fatto questo tipo di operazione. Ecco perché c'è questa tranquillità nella mancata cessione a meno di Osimhen. È chiaro che Napoli sta facendo le sue mosse. Lukaku sicuramente è tenuto in sospeso, a meno che poi non si decida veramente di far arrivare anche Lukaku, avere Lukaku e Osimhen la prossima stagione, ce l'hanno Simeone. Oddio, sarebbe poi un surplus di spesa. Noi l'anno prossimo dobbiamo vincere. E dobbiamo raggiungere. Certo, poi un attacco così. Per vincere noi abbiamo un solo obiettivo, che è il campionato. Con tutto il rispetto, c'è anche la Coppa Nazionale, però onestamente io preferirei più il triangolino al cerchietto. Se li mettiamo entrambi, non è che ci dispiace. L'abbiamo già provato, quindi cioè noi, voi siete, allora, sì, e quindi sarebbe bello, voi siete giovani, io l'ho già provato, quindi sarei felice, però è un'emozione che ho già provato. Io di base la Coppa Italia la vincerei sempre, anche se poi partendo dalle fasi finali, non come quest'anno che inizia dai 32esimi per il Napoli, però ecco, quando si tratta di 3-4 partite, ragazzi, io lo metterei proprio a contrasto: vinciamo la Coppa Italia e poi proviamo a vincere lo scudetto. Detto questo, vabbè, De Laurentiis se ne ha vinte 4, quando ne ha vinte? De Laurentiis se ne ha vinte, ma il Napoli pure ne ha vinte come società, non è che come palmarès la Coppa Italia c'è. Però ecco, vedo che la Lazio ci sta un po' superando troppo, almeno ci ha superato negli ultimi anni. Stesso discorso per l'Inter, che ormai non le conta più. Io l'aggiungerei sempre come obiettivo. Poi certo, se rientriamo nella corsa scudetto ogni anno, non fa niente, va benissimo. Sono d'accordo. Diciamo, la corsa scudetto ci siamo, sta tranquillo. Siamo in tre, saremo in tre. No, ti volevo chiedere, per quanto riguarda il centrocampo, viene fuori qualche nome, uno su tutti, Amrabat, ma anche nelle ultime ore quello di Kulusevski, piace Berardi, considerando anche che ovviamente in attacco c'è Politano, non lo so, ma faresti tu un'operazione più sul fronte offensivo o a centrocampo? Ah, io Conte, nell'economia del gioco di Conte, gli esterni più ce ne siano meglio è, gli esterni offensivi soprattutto, quindi da questo punto di vista mettere a disposizione del tecnico in quel reparto in particolar modo un buon numero di giocatori dello stesso livello sarebbe veramente interessante. Lì c'è Zerbin, un giovane di belle speranze alle spalle di Politano e Kvara, però credo che questo come Berardi andrebbe veramente ad elevare ancora di più il tasso tecnico di questa squadra, mettere un giocatore di rilievo internazionale, un giocatore che sicuramente renderà ancora più forte questa squadra. Me lo auguro che arrivi. Vabbè, quindi Tito Gigi Varese prenderebbe Berardi, ma io prenderei, per una cosa è chiaro, io da tifoso vorrei che la squadra sia forte, poi saranno problemi del tecnico, perché secondo me bisogna mettere in condizione il tecnico di non dormire la notte, perché preso dai forti dubbi che fa giocare, e chi sa meglio di tutti. D'accordo con te. E nel frattempo è riuscita anche Ostigard, però deve trovare l'accordo con il Rennes, credo valutato 7 milioni di euro, intesa di massima con
il Napoli, Lindstrom verso l'Everton, prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, quindi un'operazione tutto sommato credo giusta, se si concretizzerà. E poi è chiaro, vanno fatte le valutazioni su Ngong e sugli altri calciatori della rosa che sono sotto osservazione. Da tifoso ma anche da esperto di mercato, il Napoli si sta muovendo bene? Il Napoli si sta muovendo benissimo, non bene, anche se con tutta sincerità, da tifoso. Da tifoso no. Io mi auguro che su Gaetano ci pensino su due volte, una volta ancora. Perché Gaetano veramente è un prospetto importante, è un prospetto nazionale di grande rilievo e poi è un giocatore che può fare tutti i ruoli del centrocampo, può ricoprirsi. D'accordo con te. Io mi auguro che resti e che sia data quella giusta considerazione a questo ragazzo, perché lo merita, è un giocatore forte. Assolutamente. Come sempre, grazie a Gigi Pavarese. Gigi, un abbraccio. Gigi, un abbraccio. Direttore, grazie, ma soprattutto oggi ti ringrazio per non aver non si vida tenuto a bada Sibilla. Sono stato zitto. Buono, con un cagnolino. Ti voglio bene, ciao Michele. Ciao Gigi, un abbraccio. Ciao. Grande Gigi Pavarese. Come non si può voler bene a Gigi Pavarese, non lo so veramente. La settimana prossima ti faccio parlare io con lui. Vabbè, va benissimo. Ok Sibilla, io direi di proseguire perché nel frattempo le notizie di mercato arrivano, sono tante, le stiamo raccontando man mano. Nel frattempo Ostigard assente a Castel di Sangro, proprio perché è un segnale chiaro che procede la trattativa con il Ren di cui dicevo poco fa, ma ha trovato ancora notizia però dal calciatore e il Ren. E quindi vediamo, ma credo che è una situazione che si svilupperà nei prossimi giorni. Ma poi farebbe bene ad accettare Antonio, sapendo che c'è un allenatore che non punta su di te. Sì, tra l'altro Chiesa, di cui vi ho detto poco fa, piace molto al Tottenham, è stato questo inserimento nelle ultime ore, e è chiaro che il giocatore un gradimento per Roma e Napoli l'aveva dato, però non c'è stato un accelerare in tal senso, non c'è mai stata una trattativa, per la verità. Arrivano anche le dichiarazioni di Percassi che dice che Cup Miners non è si vende. Oddio, però poi certo. Se vai con una vagonata dei milioni direbbero a Roma, insomma, forse anche Percassi. Ma se non se mi arrivano 60 milioni 30 cedibile, ragazzi. Assolutamente. Guarda, io chiedo al prossimo ospite se gli piacerebbe Cup Miners in azzurro. So già qual è la risposta, ma glielo chiedo lo stesso. A Maurizio De Giovanni piacerebbe Cup Miners nel Napoli? Ciao Maurizio. Michele, che domanda è? Ciao a tutti, innanzitutto. È chiaro, Cup Miners è un fior di giocatore. Devo però dirti, sorprendendoti magari, che allo stato attuale delle cose, per la configurazione tecnica che il Napoli sta raggiungendo, io credo che Cup Miners avrebbe una collocazione non semplicissima, perché è vero che Cup Miners può giocare sia nei due di centrocampo che nei trequartisti, diciamo, perché nell'Atalanta ha fatto tutti e due i ruoli, però allo stato attuale delle cose io mi chiedo quale dei due ruoli avrebbe Cup Miners, perché togliere il posto a Anguissà o Lobotka mi sembra difficile, togliere il posto a Kvaratskhelia o all'altro, insomma, diciamo trequartista che il Napoli può proporre, quindi un Politano o meglio ancora i giocatori di cui si parla attualmente, no? Con l'uscita di Lindstrom, quindi David Neres su tutti, ma anche lo stesso Ngonghe. Io sinceramente non lo vedrei come una priorità assoluta, certo non uno su cui mettere 60 milioni di euro, insomma, ecco. Assolutamente. Antonio? D'accordo con te. Ti porto invece sul cambio di tono avvenuto attraverso la conferenza stampa dell'agente di Di Lorenzo, che ha detto che stanno tutti bene a Napoli, tutti.
Quindi Conte ha inciso tantissimo, no, sotto questo punto di vista. Ma questo l'abbiamo detto anche giovedì scorso, se ti ricordi. Conte è la Champions in realtà. Cioè Conte è una garanzia di visibilità e è una garanzia di importanza di progetto, che per un calciatore oggi è tanto, anche uniti poi a una piazza così fortemente calorosa e alla diciamo puntualità nei pagamenti, negli stipendi e la solidità economica e finanziaria che è il Napoli, è chiaro che diventa interessante per qualsiasi calciatore. Certo, giocare la Champions è un'altra cosa. Lo stiamo vedendo con Osimhen, no? Osimhen innanzitutto vuole giocare la Champions, poi oltre a voler giocare la Champions ha l'ipotesi di poter andare a giocare la Champions l'anno prossimo e infine l'Arabia Saudita. Le priorità sono queste, sono evidenti, no? Il Napoli rientra in questa seconda fascia, la squadra che presumibilmente l'anno prossimo potrebbe giocare alla Champions. E tu fin quando aspetteresti nei panni di Lukaku il Napoli? Ma allora, bisogna capire che tipo di cosa sta succedendo adesso. Aspettare nell'incertezza, io avrei già smesso di aspettare, fosse stato Lukaku. Se aspettare qualcosa che non è detto che si verifichi è un discorso. Se invece, come io continuo a essere convinto, stiamo aspettando qualcosa che è certo, cioè il Paris Saint Germain deve piazzare uno fra Gonzalo Ramos e Kolo Muani, come lo piazza? Bella domanda, non è dato saperlo perché non è... ma come fa a piazzarlo a un importo appena sempre perdendoci, ma non perdendo un'enormità rispetto a quello che hanno speso l'anno scorso? Hanno speso 80 milioni l'uno per questi due giocatori. Se avesse già preso un Osimhen, ma tu eventuale acquirente di un Kolo Muani o Gonzalo Ramos, non lo prenderesti per il collo il Paris Saint-Germain, sapendo che deve vendere per forza? Assolutamente sì. Esatto, e quindi io sono convinto che tutto il giro, Kolo Muani o Gonzalo Ramos da qualche parte, Osimhen al Paris Saint-Germain e Lukaku al Napoli, verrà attivato non appena si muove questa situazione, cioè non appena il Paris Saint-Germain, avendo venduto un Kolo Muani a qualcuno, magari in Premier, o un Gonzalo Ramos in Ligue 1, allora a quel punto si rivolgerà al Napoli in maniera molto più fattiva. A meno che l'unica pista, a mio avviso, più semplice, come tutti Osimhen in Europa, ma anche in Arabia, 80 milioni di euro, e il Chelsea valuta Lukaku 35 milioni di euro, e accordarsi con il Chelsea, che ti paga gli 80 milioni come già voleva fare 3-4 mesi fa per Osimhen e ti vende Lukaku, e quindi bene o male raggiungi quei 110 milioni di 115 di valutazione che... Ma io il Chelsea che ti dà 80 milioni di euro più Lukaku con gli attuali parametri del fair play finanziario in Inghilterra, senza poter fare la Champions, senza giocare le coppe, francamente lo vedo difficile per quanto mi riguarda, però sarebbe la soluzione ottimale. Tieni conto del fatto che Osimhen dovrebbe accettare di andare a giocare in Premier, ma che è quello che lui vuole, ma in una squadra che non gioca le coppe. Vabbè, si dà un pizzicotto sulla pancia poi. lo so, ma il pizzicotto sulla pancia se lo potrebbe dare anche solo con l'Arabia Saudita, prendendo 30 milioni di euro all'anno, no? Ma io per questo non escludo nemmeno, cioè non sto escludendo nessuna ipotesi, perché dovesse restare anche al Napoli, perché poi è una delle opzioni, non è che dobbiamo abolirla per forza di cose, perché se una valutazione viene fatta sugli... No, io questo lo escludo, io questo lo escludo. Lo escludo perché non credo possa alzare la proposta, perché non può venderlo il Napoli a Tampa. Sì, ma io escludo che rimanga al Napoli. Il Napoli non può permettersi un ingaggio di 10 milioni di euro, ma non perché non abbia i 10 milioni di euro, ma semplicemente perché esploderebbe lo spogliatoio. Cioè Conte si troverebbe con un centravanti che è tecnicamente diverso dal centravanti che gli serve,
perché ricordiamo che Lukaku è un giocatore, Osimhen è un altro, non è assolutamente lo stesso giocatore. Conte non potrebbe usare Osimhen come userebbe Lukaku, è un giocatore del tutto diverso, quindi dovrebbe cambiare lo schema di gioco con uno spogliatoio di gente scontenta, a cominciare da Osimhen, perché Osimhen sarebbe costretto a rimanere in una squadra dove già che già pensava di lasciare, e soprattutto senza giocare le coppe, cioè mantenendo la stessa visibilità attuale, cioè non ottenendo niente di nuovo. Quindi sarebbe Osimhen scontento prendendo 10 milioni all'anno, tutti i giocatori a cominciare da Kvaratskhelia profondamente negativi per il fatto di avere un compagno di squadra che prende 10 milioni di euro, e il tutto con un allenatore che deve gestire un centravanti diverso da quello che lui vorrebbe. Non, è la soluzione peggiore questa da aspettarsi, secondo me. Oddio, secondo me no, però poi ne parleremo tra una settimana, se sei d'accordo. Certo. È una telenovela estiva, Maurizio, non riusciamo più. Quindi alla prossima. Ripeto, secondo me si attiva nel momento in cui il Paris Saint-Germain riesce a piazzare uno fra Gonzalo Ramos e Colomoni. Le notizie non sono positive in tal senso, purtroppo, quindi è tutto da vedere. Però ti posso aggiungere, per aver verificato chiaramente la notizia, che Osimhen all'interno dello spogliatoio e anche con Conte ha creato un bellissimo rapporto, e sembra l'Osimhen di... Ma io non faccio un fatto umano, io faccio un fatto tecnico, io ne faccio un fattore tecnico. Osimhen è il tipo di centravanti che Conte non utilizza. Poi per carità, va benissimo, figurati, io sarei felicissimo. Osimhen è uno dei tre attaccanti più forti d'Europa in questo momento, che giocano in Europa. Però, francamente, immaginarmi un ridisegno complessivo attorno a un giocatore come Osimhen è più difficile. Vedremo, vedremo. Nel frattempo io come sempre ti ringrazio per essere stato in diretta con voi. Grazie Mauri. E grazie a voi ragazzi, un abbraccio forte. Grande, grande Maurizio De Giovanni, ma che bello parlare con delle persone, che bello, che bello. Cioè, è cibo per la mente, direbbe Shakespeare. Benvenuto nel mondo di Napoli, Maurizio. Mi sento molto fortunato. Maurizio, insomma, gli scambi vanno. Però anche guarda che tra poco continua, ci divertiamo ancora di più. Allora, direttore. Secondo me l'ho sentito molto carico il prossimo ospite. Benissimo, siccome abbiamo fretta, allora ci fermiamo e tra poco ripartiamo. Radio.0 è in FM, DAB, Swap, Web, Social. RPZ, Radio.0, con te, da sempre. RPZ, Radio.0. Estate! Su RPZ, Radio.0, Napoli Magazine Live. 14:47, rush finale a Napoli Magazine Live, sempre con il direttore di napolimagazine.com Antonio Petrazzolo e con il prossimo ospite. Antonio, mi sa chi hai ragione, perché l'ho sentito con una voce calma e quindi sono sicuro che è bello in forma. Mimmo Malfitano, ciao Mimmo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a voi ragazzi. Ma io sono Mimmo pacato. Appunto. Esatto. Mimmo è sempre pacato, poi dice le sue cose con estrema educazione, con estremo garbo, perché è un gran signore. E quindi adesso lo portiamo sull'argomento subito. Osimhen Lukaku, fin quando aspettare? Secondo me credo che Conte un tempo l'abbia dato, anche perché parliamoci chiaro, qui fra 15 giorni, non lo so, 2-3 settimane ci sarà la Coppa Italia, penso. Quindi Conte vuole arrivare a questo appuntamento con un organico già definito, soprattutto in quella che è la parte più importante, ovvero l'attacco, dove dovranno arrivare i gol. È chiaro che già leggevo oggi che probabilmente l'allenatore terrà fuori Osimhen per le amichevoli a Castel di Sangro, che fa pensare che sicuramente non lo considera né per la Coppa Italia né per l'inizio della stagione, ovvero del campionato. Quindi io ho l'impressione che ci sarà un'accelerata
in questi giorni per definire il futuro di Osimhen, e poi si andrà dritti su Lukaku, perché mi sembra che i giochi siano abbastanza chiari. Ciò che non è chiaro è capire De Laurentiis effettivamente fin quando deciderà di rinunciare a quella clausola che è di 130 milioni e nessuno è disposto a pagare. Il ragazzo negli Emirati mi pare che non abbia gran voglia di andare, quindi bisognerà per forza di cose trovare un compromesso. Timo, invece, per quanto riguarda il centrocampo, ti aspetti qualche colpo a sorpresa? Ma io me lo aspetto un centrocampista. Chi mi segue sa che io batto molto sul fatto che questa squadra, secondo me, ha bisogno di qualità a centrocampo, e la qualità è data da un giocatore tecnicamente valido. Per me Lobotkan, chissà, sono buoni giocatori, ma non hanno la qualità, tanto per citare, che ne so, tanto per fare un nome di un Pirlo, per esempio. Ecco, io parlo di un giocatore di quello spessore. Non mi chiedete chi, perché non saprei neanche indicarlo, però c'è chi lavora in questo senso e credo che un giocatore di qualità, un metodista importante, lo avranno anche individuato. Ora bisogna capire fino a che punto si potrà spingere Manna dal punto di vista economico, cioè se può aprire i cordoni della borsa e andare sul mercato, se bisogna aspettare invece la cessione di Osimhen. Ma io il centrocampista lo ritengo essenziale, ma non un interdittore o un come dire, incontrista. Per me questo Napoli avrebbe bisogno di un buon metodista, di un giocatore ovviamente di grandi qualità tecniche. Toni Kroos, ecco, tanto per... Madonna, abbiamo lo stesso, Mimmo, abbiamo lo stesso desiderio. Mamma mia, mi hai fatto venire i brividi a 40 gradi. Madonna. No, ma io guarda, questo è un giocatore che ha deciso di smettere. Io andrei lì in maniera col capo cosparso di cenere, gli chiederei: guarda, vieni a fare un'esperienza in Italia, l'Italia ti manca, vieni a farla, ti fai un anno con noi con una opzione per il secondo e vieni a divertirti, a vedere un po' com'è il calcio italiano. Io ci proverei in tutto. Un po' un'operazione alla Beckham, come quando fece il Milan. Esatto, quando lo fece il Milan, sì, io farei un tentativo. Bene, allora io faccio veicolare subito questo messaggio e anche a chi sta scrivendo i comunicati: ragazzi, focalizziamoci su questo nome relativo a Mimmo Malfitano. Detto ciò, però sembra quasi che sia tornato il sorriso finalmente, no? Su tutti i volti dei calciatori è partito il ritiro a Castel di Sangro, super sorrisi da parte di Kvaratskhelia, che era l'altro dubbio che ci era rimasto dopo gli europei. Ha pubblicato sui suoi social un bel messaggio dicendo che è pronto a vivere una nuova stagione da protagonista, nuovi gol, nuove emozioni, nuove sensazioni. La stessa cosa ha fatto Di Lorenzo, con un grande sorriso anche lui, è un capitolo chiuso, parlerà in conferenza stampa, vedremo. Intanto ti chiedo, ma Raspadori lo terresti? Ma insomma, a me non fa impazzire come giocatore Raspadori, non lo so, non riesco neanche a individuare un ruolo da potergli far fare. Parliamo sempre di un giocatore dalla metà campo in su, però, oppure negli ultimi 20 metri, però se voi mi chiedeste dove lo farei giocare, non lo so, e quindi di conseguenza per me questi giocatori un po' ibridi non fanno impazzire. Lui ha disputato qualche buona partita col Napoli, però non mi pare che sia sempre stato
al centro del progetto, ecco, per intenderci, alla Osimen, alla Varaschelia negli anni scorsi. Quindi per me Raspadori è un buon giocatore, ma è nulla di particolare. Però se mi dai un attimo, vorrei ritornare sulla questione Varaschelia di Lorenzo per dire cosa. Sì. Qui bisogna capire, e dovrebbero fare, spiegarlo gli stessi protagonisti, ovvero i giocatori, ma questi procuratori per conto di chi parla? Il procuratore di Di Lorenzo, il procuratore di Varaschelia, quando hanno rotto le scatole nel mese scorso, creando momenti di tensione e di subbuglio sia all'interno del club sia tra i tifosi, allora vorrei chiedere, ma caro Di Lorenzo, caro Varaschelia, ma i vostri procuratori per conto di chi hanno parlato? Perché se voi arrivate qui col sorriso, tutti belli, contenti, quando fino all'altro giorno i vostri procuratori dicevano che volevate andare via, che non... allora che succede? Ecco perché dico, noi ci facciamo imbambolare da questi ragazzotti, però alla fine sbagliamo, perché noi dovremmo dare loro la giusta importanza. Capito? Invece siamo sempre lì, quasi è un dovere perdonare questi mal di pancia, queste uscite veramente stomachevoli in certi momenti, perché si capisce benissimo che fanno certe cose solo ed esclusivamente per avere più soldi, come nel caso di Di Lorenzo. Ho letto che potrebbe aver avuto 800.000 euro per restare e non creare più problemi. Queste sono robe dell'altro mondo, se dovessero essere vere, però purtroppo loro godono di questa immunità da parte dei tifosi, per cui qualunque cosa viene loro perdonata. Io sono curioso di vedere l'inizio della stagione, già con la Coppa Italia, come si comporteranno, e allora capiremo effettivamente che cosa è accaduto nei due mesi passati. Ma staremo a vedere. Mimmo, nel frattempo io come sempre ti ringrazio per essere... Un abbraccio, Mimmo. Ciao ragazzi, buon lavoro, a presto. Grazie mille, grazie mille a Mimmo Malfitano. Adesso c'è una sorpresa, ma tu mi dici delle cose. Ovviamente, sempre restando in tema Antonio Conte, lungo posteggiamento, quindi adesso procedi pure. Ho già dato disposizioni, anche se non so bene la sorpresa qual è, perché mi ha detto vai. Già sanno tutto. Vabbè, penso adesso, no? Il messaggio interno. Già sanno tutto. Quindi mi lasci sempre all'oscuro di tutto. Vabbè, me ne farò una ragione, poverino. Povero. Mi sembra quasi Calimero. Sto scherzando. Giusto così. Sempre giusto così, come ha ricordato anche Gigi Pavarese in apertura. Michele, fai bene, no? Come funziona questo? Vabbè, no, stavo scherzando. Io, però, Antonio, al prossimo ospite devo fare subito una domanda. Però prima lo salutiamo. E poi mi deve togliere una curiosità, perché ce l'ho da quando giocava, quindi adesso che posso fargli la domanda gliela voglio fare, ma salutiamolo prima. Buon pomeriggio ad Antonio Benarrivo. Ciao Antonio. Buon pomeriggio a voi, signori. La mia curiosità è da quando giocava. Hai mai fatto il conto dei chilometri che hai macinato su quella fascia? No, me lo facevano notare gli altri, non me ne rendevo neanche conto. Cioè era difficile seguirti, cioè perché è impossibile tenerti d'occhio, avanti, indietro. Cioè. Guarda, fare il ruolo che ho fatto nella mia vita calcistica, o giocavi in quel modo o evitavi di fare il terzino, perché il terzino è colui che deve giocare sulle tre fasi di centrocampo, difesa e attacco. Per cui o ti comportavi in quel modo oppure dovevi fare dell'altro. Antonio, innanzitutto ti ringrazio per aver accettato il mio invito, però ti voglio chiedere un parere su questo Napoli di Antonio Conte. Come lo vedi? Tu che lo conosci bene, si è integrato subito nella realtà. Antonio ha fatto questa scelta in primis con grande entusiasmo. Innanzitutto la cosa penso che sia fondamentale, perché quando in tutte le cose entusiasmo ci metti il cuore nelle cose, e una squadra ad oggi, diciamo,
ancora incompleta, se vogliamo, a livello di mercato, perché ci sono delle incertezze di arrivi e soprattutto di uscite. Lui è carismatico, lo conoscete bene, è un vincente, perché altro non si può dire guardando un po' il curriculum di Antonio, per cui è un allenatore che pretende, ma soprattutto pretende negli allenamenti, attenzione, perché giustamente lui mi diceva una cosa: le partite si vincono durante la settimana, non la domenica, certo. e quindi lui sotto questo punto di vista è un martello da esperienza fatta anche da calciatore, perché più ti alleni bene, meglio giochi poi alla fine, no? Assolutamente. Ma credi che, diciamo, che il Napoli, secondo il mio punto di vista, non poteva fare scelta migliore. E credi che comunque l'obiettivo del Napoli sia quello di lottare per il vertice, conoscendo Conte, oppure, come ha detto il mister, è chiaro che l'ultima stagione è andata come è andata, quindi bisogna ripartire con calma. Io però ti posso dire, dai primi contatti avuti proprio con il mister Antonio Conte, mi verrebbe da giocare per lui, perché ti trasmette una carica, un entusiasmo, una voglia di fare straordinario. Quindi dubito che il Napoli possa fare un campionato anonimo. No, io penso che se Antonio ha accettato Napoli, ha voluto anche, diciamo, delle garanzie. Lui lotterà per il massimo, non lotterà per come dire, per arrivare nei primi sette, ma lo farà al massimo, per cui diciamo che da esperienza fatta, ma non ci dimentichiamo che 2 anni fa il Napoli è stato campione d'Italia, cioè, per cui diciamo che sa benissimo di far parte di una grandissima piazza, e secondo me come tifosi sono i numeri uno in Italia, se non forse in Europa. E quindi tutto c'è un ottimo, diciamo, cocktail in questo Napoli, che diciamo si può fare del bene, sicuramente si può fare del bene, sicuramente fare un poco meglio dell'anno scorso, perché l'anno scorso non è stato un gran campionato, e fare un tantino meglio l'anno scorso non è fare un grande campionato, e non è il campionato che sicuramente vorrà fare Antonio Conte, 100%. Io Antonio Ben arrivo sulla fascia del Napoli della sua carriera, l'avrei visto benissimo. Poi come no? Mai creata l'occasione, credo, non avrei mai capitato un approdo del genere, ma l'avrei visto bene tutt'oggi nel Napoli di Conte, che ha scelto Spinazzola, che punterà su Oliveira, c'è anche Mario Rui sulla fascia sinistra. Però ecco, ti volevo chiedere, ma tra Osimhen e Lukaku, Antonio, imbarazzo della scelta, no? Sì, c'è l'imbarazzo della scelta. Dico Lukaku perché lo conosce bene Conte. Quindi diciamo, se il Napoli fa un ottimo affare vendendo Osimhen, è chiaro che la prima scelta è Lukaku, ma è Lukaku perché Antonio lo conosce molto bene, per cui è per il tipo di gioco che fa Antonio, uno che protegge la palla, che tiene la palla per poi chiaramente far andare quelli sulla fascia, gli serve, e Lukaku è uno di quelli che lo fa in maniera perfetta. Assolutamente. Benissimo. E allora io, come sempre, ringrazio per la disponibilità che ha nei miei confronti, devo essere sincero. Antonio, ben arrivo. Antonio, ti mando un caro abbraccio. Grazie. A poi un grosso in bocca al lupo al Napoli. Grazie. Grande. Arrivederci. Grazie mille Antonio Benarrivo. Generoso in radio così come era generoso in campo, insomma, non si risparmia. Tra l'altro Antonio è sempre super impegnato, quindi lo ringrazio, perché lo vediamo di rado in collegamenti tra gli ospiti delle varie trasmissioni. Detto ciò, caro Sibilla, è il momento delle ultimissime. Sì, arrivano tra pochissimo, arrivano. Il tempo che è in regia, appunto, contattano uno dei due cavalieri, praticamente, caro direttore, che è pronto, che sicuramente sarà pronto a raccontarci le ultime, che ovviamente sono tutte, Antonio, sono tutte da Castel di Sangro, perché ricordiamolo che oggi comincia. Allora, già abbiamo, in realtà noi già da ieri abbiamo Adriano Passoni che sta mostrando immagini. Lo abbiamo visto. In carità, già ieri stavano ultimando le ultime cose, quindi per oggi sono pronti, perché Napoli è arrivato, ricordiamolo, a Castel di Sangro, anzi è arrivato a
a Rimisondoli, dove c'è il quartier generale degli Azzurri, poi credo che già più tardi, nel tardo pomeriggio, con i cancelli aperti alle 17.45 ci sarà l'allenamento allo stadio Teofilo Patini. Quindi molti tifosi mi stanno bombardando letteralmente di ventagli per chiedere un programma degli allenamenti. Ragazzi, non appena lo avrò lo metterò ovunque. Assolutamente. Nel frattempo però, veniamo a trovarti in redazione. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. Buon pomeriggio ad Emanuele Petrarca, ciao Emanuele. Buon pomeriggio Michele e buon pomeriggio a tutti i nostri amici radioascoltatori, ovviamente da me e dalla redazione di Napoli Magazine. Attenzione, il direttore ti ascolta in diretta, parti via con le ultimissime di Napoli Magazine. Allora, ho avuto anche la benedizione del direttore, allora possiamo dire che per prima cosa do sempre la prima notizia, ovvero seguiteci sui social, su Instagram, Facebook, perché stanno arrivando video, immagini della Napoli che ormai sappiamo è a Castel di Sangro, giorno 1 praticamente del secondo ritiro degli Azzurri, questa volta un ritiro al gran completo. Manca, secondo le ultime notizie, Østigard, visto che è in trattativa con il Rennes. Diamo anche ovviamente le cifre, confermiamo anzi quelle che sono le cifre di 7 milioni, il Rennes va forte sul calciatore del Napoli, potrebbe effettivamente essere una delle mete interessanti per il difensore appunto in uscita. Per quanto riguarda l'entrata, avevate anche già parlato proprio di Billy Gilmour e di Brescianini, che sono due nomi molto interessanti per il centrocampo, ci sono anche delle chicche, tra l'altro Billy Gilmour, calciatore che ha un soprannome abbastanza particolare che gli diede Kanté, ovvero Billy Balboa, perché praticamente lui è un grandissimo appassionato di box, diciamo che quindi già questo fa capire che la tenuta fisica del calciatore potrebbe essere interessante. Dall'altro lato invece Brescianini lo conosciamo, ha giocato nel Frosinone, purtroppo non ha come suo idolo Toni Kroos, però Jack Bonaventura, diciamo, si accontenta di quello che ha fatto l'ex centrocampista della Fiorentina. Tra l'altro arrivano anche notizie proprio dal calciatore della Fiorentina che dovrebbe approdare in Arabia Saudita dopo aver appunto terminato il contratto con i Viola. Situazione Chiesa invece stand by, Napoli e Roma stanno attendendo, ma sembra che la Juventus vada più a virare su quella che potrebbe essere un'offerta imminente o meno del Tottenham. Juve ovviamente, che sappiamo anche, dovrebbe vendere Matias Sulé per una cifra anche abbastanza onerosa, si parla di 30 milioni con bonus compresi per portare Sulé alla Roma. Sempre per quanto riguarda il Napoli, ovviamente confermiamo anche queste notizie che sono arrivate anche oggi su Gianluca Gaetano. Il Cagliari, lo sappiamo già da 6 mesi, è innamorato di questo calciatore, c'è una distanza molto lunga come aveva anche detto il direttore, si sono ritrovate appunto grandi conferme su questa situazione, però il Cagliari ha fatto sapere che non mollerà affatto questa situazione, vorrebbe riportare Gaetano in Sardegna. Per adesso, diciamo, la palla passa ad Antonio Conte, che dovrà ovviamente valutare il calciatore e poi dare quelle che sono le sue impressioni. Ma quanto è bravo Emanuele! Direttore, posso dirlo? Sì, io posso dirlo. Tu vai, sì, tu vai, cioè, Emanuele, non ci sono problemi. Assolutamente. Emanuele, buon lavoro e grazie. Alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Arrivederci a tutti i nostri amici degli spettatori. Grazie Emanuele Petrarca per le ultimissime. Fammi dire che non ci sono problemi su nessuno. No, con noi assolutamente. Siccome ho fatto complimenti a tutti, e mi sembrava giusto farli anche ad Emanuele, no? Quindi, Significa che il direttore e soprattutto la direttrice lavorano bene. Dai. Soprattutto la direttrice, la salutiamo affettuosamente. Diretto, a domani. Sottolinea il grande tra l'altro reportage bellissimo realizzato su Scampia, Vincenzo Petrazzuolo. Scampia, con immagini molto toccanti, le chiacchiere stanno a zero, servono i fatti. A domani, abbraccio. Grazie mille ad Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com, che torna domani con Napoli Magazine Live, come sempre dopo Fabio Tarantino. Oggi c'è Peppe, che piacere rivederlo, e noi come sempre ci ritroviamo domani, e come sempre da Michele Sibilla. Forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri. Su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Nomap.